stata grande la partecipazione della cittadinanza di Termini Imerese in occasione delle tre processioni legate a Maria Santissima Immacolata, processioni che hanno attraversato la città in tre diversi momenti. Prima a uscire alle 3:30 del mattino è stato il simulacro della Madonna della Neve, trasportato dai fedeli a partire dalla parrocchia della Consolazione fino alla chiesa di San Salvatore. La seconda processione, iniziata a mezzogiorno, ha preso il via alla chiesa madre San Nicola di Bari e si è conclusa alla parrocchia del Carmelo, presenti le autorità insieme a clero e confraternite. Ultima, alle 19, è stata la processione che dalla parrocchia di Sant'Antonio ha portato il simulacro fino a quella di San Carlo. Tutti i momenti sono stati caratterizzati dalla grande partecipazione dei fedeli, a conferma della continua e costante devozione che la popolazione di Termini nutre da sempre nei confronti dell'Immacolata. I festeggiamenti si concluderanno sabato 17 e domenica 18.